Per ben 64 anni Fano rende onore ai caduti con il tradizionale appuntamento della Festa del Mare. Nella giornata di ieri, domenica 6 agosto, in zona Porto a Fano, si è dato il via al tradizionale momento di celebrazioni e di ricordo. Si è iniziato con l'alzabandiera al monumento ai caduti di Via Nazario Sauro. Poi proseguire verso il molo di Ponente per la deposizione di una composizione floreale alla statua La Tempesta, che ricorda il grande fortunale verificatosi in città nel 1964. Stendi, Signore, la tua mano benedicente sul nostro mare. Assisti coloro che vi navigano e vi lavorano, perché ognuno giunga al porto desiderato della vita eterna. Il corteo poi si è spostato in zona Faro per la celebrazione della Santa Messa officiata per la prima volta dal nuovo vescovo Andrea Andreozzi, affiancato dal parroco della parrocchia del Porto, padre Gianfranco Casagrande. A seguire la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento e infine la consegna di una targa di benemerenza ai vecchi lupi di mare classe 1941, quest'anno andati a Cesare Gasparoli, Augusto Carboni e Bruno May. Sono contento di aver vissuto questo momento, questa prima volta nella Festa del Mare in questa città, un momento di comunità, di insieme, di fraternità, ecco. È un grande messaggio quello che viene lanciato in questa occasione, perché è un messaggio di accoglienza e per noi è una grossa responsabilità, anche a partire da tutto ciò che avviene nel nostro mare a livello di tragedie, di disgrazie, di sciagure. E quindi per noi è una grossa responsabilità e diventa per noi oggi un motivo di preghiera, ma anche di vicinanza. A partecipare alla celebrazione numerosi cittadini, forze dell'ordine e cariche istituzionali, tra cui anche il prefetto Emanuela Saveria Greco e il sindaco Seri, per lui ultima cerimonia con la fascia tricolore. La nostra città è fortemente legata al mare, legata alle sue tradizioni, alla sua cultura, ai suoi valori, ed è un momento di festa, un momento di ricordo, perché non dimentichiamo, ricordiamo anche tutti i caduti in mare, quel campo liquido che ha tanti significati. Non a caso ogni anno andiamo sul molo a deporre una corona di fronte alla scultura dove c'è una donna con un bambino in braccio, proprio a ricordare la tragedia del 64, ma tutti coloro che nelle varie forme sono caduti in mare, coloro che servivano i cittadini per la sicurezza, per tanti o per lavoro, come nel caso dei pescatori. E quindi è un momento di grande partecipazione, tanta gente, ma è un modo per rimanere legati alla nostra storia, alle nostre tradizioni, ma anche essere legati ad un futuro, ad una speranza, perché il mare per Fano rappresenta molto. Dopo la classica foto di rito insieme al vessillo blu, il momento più atteso, ovvero l'uscita a largo delle imbarcazioni. Qui, per un breve tratto, Don Andrea ha pilotato la motonave Queen Elizabeth. Numerosi gli intervenuti a bordo di barche, scafi e moto d'acqua. Raggiunta la destinazione, è stata lanciata tra le onde una corona d'alloro in memoria dei marinai morti in mare. In tanti poi la sera hanno preso parte al momento gastronomico con gli stand dedicati ai menù a base di pesce e ai concerti organizzati in due diverse location. Grandi assenti invece i tanto attesi fuochi d'artificio che a causa del forte vento sul mare sono stati rimandati a sabato 26 agosto alle ore 23 in occasione della chiusura della fiera di San Bartolomeo.